Buongiorno a tutti, ringrazio Ispra per l'invito. Cercherò di essere breve. Di solito quando uno inizia così, poi finisce alla grande, ma vediamo. Vorrei solo portare qualche punto di riflessione sulla base di quanto è stato detto stamattina. Allora, questa è la carta dove sono messe in evidenza le stazioni presenti nelle zone vulnerabili, delimitate come zone vulnerabili nitrati, dove abbiamo tutta la zona della Pedecollina, dove la zona è vulnerabile per quanto riguarda le acque sotterranee, e poi abbiamo la pianura di Ferrara per le acque superficiali. E se vedete, di punti rossi ce ne sono abbastanza, dove superiamo il valore dei 50 mg per litro. Un veloce inquadramento della nostra regione: popolazione 4 milioni e mezzo. Numero di impianti di epurazione 2100 circa, popolazione servita di impianti di epurazione l'87%. Se andiamo a vedere i carichi puntuali, sono circa 6.900 tonnellate anno che vengono scaricate nei corpi idrici superficiali per quanto riguarda l'azoto, e circa il 70% del carico dell'azoto civile viene rimosso. Parte prevalente deriva dai depuratori per quanto riguarda lo scarico in corpi idrici superficiali. Quindi abbiamo circa 7.000 tonnellate anno di azoto trattato, scaricato all'interno dei corpi idrici. Sono circa 22.000 tonnellate all'anno prodotte. Per quanto riguarda invece la parte dell'agricoltura, abbiamo una situazione di questo tipo: abbiamo circa 1 milione di ettari di SAU su 2 milioni 200 ettari totali della regione, circa il 47% è SAU, 7% di aree urbane, e all'interno della SAU nel periodo dal 2001 al 2011 abbiamo avuto un incremento del 22% del frumento, e un incremento anche di erbai e altri cereali, un incremento consistente. Questo fa sì che sostanzialmente in questi anni c'è stato un aumento delle superfici che vengono coltivate utilizzando l'azoto rispetto a quello che succedeva prima, almeno in quantità maggiore, perché si è ridotta la superficie a bietola, si sono ridotte altre superfici a soia che normalmente ricevevano una quantità di azoto inferiore. E questo credo che pesi sul sistema. Complessivamente, per quanto riguarda i carichi diffusi, abbiamo circa 159.000 tonnellate all'anno, contro i 22-23.000 di cui parlavo prima, che derivano dal civile e dall'industriale. Quindi un rapporto consistente a favore dei carichi diffusi. Per questo abbiamo supportato la Regione a partire dal 2000 per quanto riguarda la valutazione di quello che il carico ha portato al territorio e il destino di questo carico in termini di azoto all'interno delle acque superficiali e acque sotterranee. In questo caso, utilizzando una modellistica che avevamo messo a punto, che è un sistema integrato GIS, modelli matematici, per valutare quello che è il destino dell'azoto. È uno studio che abbiamo fatto all'inizio degli anni 2000, l'abbiamo ripetuto negli ultimi 2 anni, e utilizza tutta una serie di dati cartografici, partendo dalla carta pedologica, che è una cosa importante. Utilizziamo i dati meteo presenti all'interno del territorio, utilizziamo la carta delle colture rilevate da satellite, quindi con una rilevazione a livello di campo. Tutto questo viene integrato e a questo sistema viene applicato un modello matematico per calcolare quello che è il destino dell'acqua e dell'azoto. Qui potete vedere il risultato della modellistica in termini di quantità di azoto perso, e nelle due figure sottostanti l'azoto che viene dilavato verso i corpi idrici superficiali e l'azoto che invece va verso la falda. Il modello matematico viene applicato allo strato di terreno radicato, quindi parliamo sostanzialmente di un modello di bilancio idrico, bilancio di nutrienti,
applicato l'insaturo e tutto quello che esce dallo strato radicato lo consideriamo come input per quanto riguarda la parte sottostante. Due numeri. Allora, dalla simulazione che abbiamo fatto a livello regionale emerge che circa il 18% dell'azoto viene perso, dell'azoto applicato, considerando anche l'azoto di provenienza atmosferica, quindi tutto l'azoto, zootecnico, minerale, quello prodotto dal terreno e l'azoto di derivazione atmosferica, il 18% di questo azoto viene perso per lisciviazione superficiale profonda. Le due frazioni sono abbastanza omogenee, quindi vuol dire che stiamo parlando di un 10% di azoto che perdiamo per percolazione. Allora, io credo che in una zona come la nostra, con un'agricoltura intensiva, con un regime pluviometrico abbastanza particolare, perché abbiamo le precipitazioni che sono concentrate nel periodo autunno-primaverile, l'irrigazione, che non è irrigazione di soccorso, ma è irrigazione ordinaria nel periodo estivo, in condizioni di questo tipo una perdita di azoto per percolazione intorno al 10% come valore medio non è un valore alto. Questa credo che è una considerazione che possiamo fare tranquillamente. Dopodiché ci sono dei punti che vediamo anche in questa carta che sono più sensibili, per cui abbiamo degli apporti di azoto verso la falda che sono decisamente superiori e dipende ovviamente dalle caratteristiche del terreno, da quanto piove, e dipende molto anche dalle colture presenti e dal tipo di irrigazione che viene applicata. Seconda considerazione, viene un po' da un'esperienza che abbiamo fatto all'inizio degli anni 2000. Abbiamo lavorato all'interno di un progetto LIFE Aquanet e abbiamo fatto la valutazione dell'apporto dell'azoto verso la falda considerando tecniche agronomiche diverse, utilizzando lo stesso criterio, sempre lo stesso modello. Questa è la carta dei nitrati nella falda, realizzata attraverso la rete di monitoraggio. Queste sono due mappe che illustrano i risultati del modello applicato a due tecniche di coltivazione diversa. Come vedete, innanzitutto le strutture della risposta del modello sono abbastanza corrispondenti con quella che è l'osservazione dei carichi di azoto all'interno della falda. E già questo è un buon risultato, direi. Dopodiché la tecnica tradizionale, una tecnica dove abbiamo considerato quelli che erano carichi di azoto portati alla fine degli anni 80, quando si perseguiva la massima produzione possibile, quando sostanzialmente l'aiuto era un aiuto alla produzione e non come adesso la superficie coltivata. Quindi quando c'era la convenienza a puntare alla massima produzione possibile. Questa simulazione ha dato come risultato un valore massimo di percolazione in questa zona rossa di 220 kg per ettaro anno e 85 kg nelle altre aree, per così dire, sensibili. Abbiamo provato ad applicare la tecnica basata sui disciplinari di produzione integrata realizzati dalla regione Emilia-Romagna. Il risultato che abbiamo ottenuto è di questo tipo. Nel punto di massima percolazione il valore si è dimezzato, da 220 a 110, nelle altre zone critiche si è ridotto a un terzo, siamo passati da 85 a 30 kg. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la tecnica di coltivazione incide moltissimo. E qui stiamo parlando di una tecnica approvata dalla regione Emilia-Romagna. Quando parlo di tecnica di coltivazione vuol dire che vengono prese in considerazione non solo la quantità di azoto distribuito, e giustamente stamattina si è fatto riferimento alla tecnica di produzione, è importante anche il momento nel quale viene distribuito, ma attenzione, è molto importante anche quando si irriga, come si irriga e quanto si irriga, perché la veicolazione dell'azoto verso le falde dipende molto dal regime irriguo che noi applichiamo. In questi negli ultimi 20 anni si sta parlando ad esempio di tecniche di produzione basate sul stress idrico controllato, che io sappia se ne sta applicando molto poco all'interno dell'Italia. Comunque sono tecniche che consentirebbero di avere ottimi risultati.
Detto questo, sapendo che da noi la tecnica basata sui disciplinari di produzione integrata è una tecnica che si è diffusa abbastanza, noi ci saremmo aspettati nelle analisi della rete di monitoraggio fatte in questi ultimi anni di vedere un beneficio legato all'applicazione di questa tecnica e legato anche al fatto che sostanzialmente con la modifica della PAC non è più economico spingere la coltivazione alla massima produzione possibile, ma si tende a ridurre anche i costi di produzione. Devo dire che purtroppo questo risultato non l'abbiamo osservato. Nei dati degli ultimi anni la rete di monitoraggio ci ha confermato sostanzialmente un trend costante per quanto riguarda l'azoto all'interno delle falde, nonostante quelle che erano le azioni ipotizzate, in parte messe in campo, in parte ipotizzate, e a questo punto io credo che si possano aprire tranquillamente delle riflessioni su questo tema, perché è vero, ci possono essere degli errori commessi dai modelli di simulazione, ci possono essere anche dei problemi legati al fatto che non sempre quello che si simula succede nella realtà. Probabilmente ci sono anche alcune variabili che forse sono ancora fuori controllo all'interno di questo sistema. Qui mi fermo. Grazie. Grazie mille.